Motor City, dove per gli esordienti 2003 si affrontano Selcetta e Totti Soccer. Totti Soccer in avanti con Gianmarco Mosca, prova a caricare il destro, la deviazione di Nobili. La risposta della Selcetta, c'è Giannetti in area ad incrociare fuori di un nulla. La Selcetta che offende dalla fascia sinistra con un fallo laterale, battuto lungo, c'è il colpo di tacco, ancora l'azione sulla fascia, ribattuta, poi sfera scodellata in area di rigore, il pallonetto, ancora il cross alla rovesciata e poi si salva il Totti Soccer. L'azione centrale della Selcetta con la sfera che può passare, vinto il rimpallo, il destro ed è la rete del vantaggio, ha segnato Zagaria, 1-0 per la Selcetta, sfrutta il rimpallo e si getta dentro l'area di rigore col destro all'angolino. La risposta del Totti Soccer, affidata alla punizione dal lato corto dell'area di rigore, parte il destro a giro, buona la respinta col pugno e poi viene bloccata a terra la sfera. Il Totti Soccer ci crede e prova a salire, qui c'è un rimpallo, poi la sfera lanciata lunghissima, la parata del portiere, altro campanile in area di rigore, l'uscita, il colpo di testa e arriva da dietro il gol, crediamo di De Laurentiis, il gol del pareggio del Totti Soccer, 1-1. Si riparte 0-0 in questo terzo tempo, sfera controllata dalla distanza da Mosca che prova, deviato sopra la traversa. Il pericolo arriva stavolta dalla fascia destra, avanza Mosca, il tiro col destro in due tempi, bravo il portiere. C'è Davide Giannetti sul punto di battuta del calcio di punizione, la lunga rincorsa, il destro e la respinta è buona con i pugni stavolta. Azione combattuta a centrocampo, occhio al varco che si può aprire per il Totti Soccer, in contropiede, uno contro uno ed esce Nobili in scivolata, a dire di no. La partita è molto bella e intensa, provano ad attaccare con il Totti Soccer, la palla è recuperata da quelli della Selcetta sulla fascia sinistra, lo slalom prolungato, forse il fallo, la palla ribattuta ma arriva il triplice fischio del direttore di gara e pareggio tra Selcetta e Totti Soccer al termine dei tre tempi. Eravamo passati pure in vantaggio, eh. Poi avevamo fatto un bel gol, poi sul gol loro casomai c'era un fallo sul portiere però che non hanno consentito. Oggi che il comportamento forse con gli altri avversari che è troppo scorretto sia noi sia loro. Quello che mi è piaciuto di più è stato il modo di gestire la palla.